I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle denunciano quello che a loro dire è un fatto gravissimo, soprattutto vista la mancanza di mezzi di soccorso. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, hanno segnalato come una delle ambulanze donate dallo stesso Movimento 5 Stelle nella passata legislatura alla ASL dell'Aquila è stata ferma per oltre un anno, inutilizzata e ancora con i sigilli di fabbrica. Il collega Giorgio Fedele, nel corso di una visita ispettiva nell'ASL dell'Aquila, si è reso conto che quell'ambulanza a distanza di un anno non è mai stata utilizzata, quindi non ha mai servito il territorio della provincia, diciamo così, dell'Aquila, dell'ASL dell'Aquila. È una cosa che ci lascia esterrefatti, anche perché noi avevamo dato disposizioni di, come dire, predisporre e allestire le ambulanze sulle richieste delle singole ASL, e quindi non ci sono davvero scuse per questo ritardo di oltre un anno. Sappiamo soltanto che l'ambulanza ha addirittura i sigilli di garanzia quasi praticamente integri, è stata abbandonata nel piazzale per oltre un anno. Tenete presente che ha percorso meno di 1000 chilometri, quando generalmente la media è fra i 30 e i 40 mila solo per interventi di emergenza. Parliamo di un territorio, quello dell'Aquila, orograficamente complesso, per cui avere un mezzo nuovo all'avanguardia appena uscito dal concessionario avrebbe permesso sicuramente di effettuare degli interventi con maggiore sicurezza e anche con maggiore tempestività. Resta gravissimo l'accaduto, chiederemo spiegazioni, ho già chiesto spiegazioni alla dirigenza generale, sono in attesa di avere una risposta plausibile per quello che è accaduto, che non è comunque giustificabile.